Ma partiamo da un'idea. Si sente? Perfetto. Partiamo da un'idea. Per noi l'Europa è un concetto insieme politico, geografico, culturale. E l'idea è che il concetto geografico abbia fondato gli altri. Non è così. Quello che noi pensiamo essere l'Europa, questa specie di promontorio dell'Asia, questa sorta di penisola che si stende in continuità col blocco asiatico, è un'idea relativamente recente. Quest'idea di questo spazio geografico, diciamo in qualche modo, delineato dai confini della catena degli Urali, del Caucaso e poi della continuità marittima del Mar Nero, Mar Mediterraneo, Oceano Atlantico, Mare del Nord, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un'idea relativamente recente, ma l'idea di Europa, con il termine Europa, nasce in Grecia. E sostanzialmente si riferisce alla Grecia, a gran parte dell'Italia, sicuramente l'Italia, la Magna Grecia, ma abbastanza include la Spagna, l'attuale Spagna, Liberia, e la Tracia. I greci orgogliosamente rivendicano di essere la patria di Erodoto, fondatore della nostra disciplina nonché della geografia, però a essere onesti, Erodoto è nato nell'attuale Romania, nacque nell'attuale Romania e i rumeni lo rivendicano come loro. Quindi sostanzialmente è l'Europa mediterranea che si spinge un po' nella penisola, nell'attuale spazio della penisola balcanica. Ed è un concetto essenzialmente reattivo. Europa è quello che non è Asia, il grande confronto non è tanto con le genti dell'Europa del Nord, di cui c'è scarsa cognizione, non c'è una particolare frequenza di rapporti fra il mondo greco e il mondo del Nord Europa. È essenzialmente lo scontro è con i barbari che sono gli asiatici, le popolazioni nomadi che spesso arrivano dal mondo asiatico. In parte l'altro gruppo asiatico è quello che riguarda le popolazioni dell'attuale Turchia o comunque della parte orientale del bacino mediterraneo. Il percorso della Navasi, sostanzialmente in buona parte. Quindi è un concetto reattivo, è quello che si distingue e si contrappone all'Asia e che diventerà un motivo ricorrente dell'identità europea come Europa, territorio di libertà, dove prevale l'idea dell'individuo, l'idea, se volete, anche in gran parte dell'esperienza della democrazia ateniese, è contrapposta al dispotismo orientale, tema che ritornerà costantemente. Lo ritroveremo ancora nel Novecento con gli scritti di Karl Wittfogel sul dispotismo orientale. Quello che distingue l'Europa, per cui non si può parlare, come alcuni fanno, di Eurasia, e il fatto è che l'Europa ha una tradizione, una storia, un'identità culturale profondamente antidispotica, a differenza del mondo asiatico. Questo è un elemento ricorrente, persino nelle guerre interne della Grecia, le guerre del Peloponneso per intendersi, è ricorrente comunque la distinzione fra il nemico interno, l'altro greco, e il mondo asiatico. Se leggete Tucidide nelle Peloponnesiache,
avete nettamente questa definizione. Il problema è di come la Grecia non riesce a darsi un'unità intorno a un qualche soggetto egemonico per contrapporsi al mondo asiatico. I romani, per la verità, ne faranno molto meno uso del termine Europa. In alcuni scrittori compare, guarda caso, se non vado errato, è Polibio nelle storie che usa, Polibio anche lui, schiavo proveniente dalle regioni orientali, non proprio dalla Tracia, ma insomma. E l'idea di Europa questa volta è riassorbita in un concetto diverso, che è quello dell'impero romano, della romanità. Beh, l'idea di impero si afferma piuttosto tardi, appunto. Abbiamo un periodo monarchico, ma soprattutto poi un grande periodo repubblicano in cui Roma costruisce la sua egemonia sul bacino mediterraneo, avendo più facilmente scontri però con le genti del nord Europa, tale sarà la conquista della Gallia, anche lo sbarco nel blocco delle isole britanniche, conquisterà solo la parte inferiore meridionale e soprattutto si arresterà verso la Germania e gli attuali stati del nord Europa, ma il conflitto con le popolazioni asiatiche giungerà più tardi con le migrazioni dei popoli del centro Asia. Inizialmente Roma non ha difficoltà ad affermarsi come centro politico mondiale. Quello è un momento in cui ci sono solo due imperi, se lasciamo da parte le Americhe, che sono totalmente fuori, non hanno rapporti con l'altra grande zolla mondiale. L'impero cinese e l'impero romano, che però non si toccano. E quindi questo induce all'idea dell'unico centro, imperium, comando, è l'idea dell'autorità politica suprema. Roma lo punta, causa assoluta. L'ultima parola è a Roma. Roma è il centro dell'ordinamento mondiale che ne garantisce la pace. Attenzione, molti dei paesi ricompresi nell'area dell'impero romano non sono esattamente parte amministrativa dell'impero, ci sono i paesi federati, cioè alleati, ci sono i paesi clientes, quindi in qualche modo che pagano la protezione di Roma mantenendo una certa autonomia. Quello che si afferma è l'idea di impero come centro politico garante della pace e dell'ordine mondiale, appunto quello che avete sentito qualche migliaia di volte come la Pax Romana. L'impero è garanzia di pace. E a un certo punto l'impero diventerà un concetto particolare, quando si affermerà l'idea di impero, superando, attenzione, le istituzioni della Repubblica in quanto tale non verranno mai formalmente meno. Il Senato continuerà sempre ad essere, anche quando sarà inflazionato da Caligola e ci metterà anche il famoso cavallo, perché non fu una dimostrazione dell'insania militare di Caligola, ma fu un preciso calcolo politico. Dopo aver nominato i senatori tutti i suoi legionari, a segno della decadenza dell'istituto, nominava anche il suo cavallo. Ma era un'operazione politica, quello che viene presentato come un atto di follia era in realtà un atto di svantazione, di decadenza dell'istituto senatorio, che però non viene del tutto meno. Quindi almeno le forme delle istituzioni repubblicane rimangono. Quello che viene fuori è un'idea invece molto più di sistema, molto più complesso.
che viene teorizzato da Polibio nelle Storie, malamente reinterpretato in epoca moderna da Negri nel suo libro L'Impero, per cui l'impero non è repubblica, non è monarchia, è fusione, non è, diciamo, aristocrazia, è fusione dei tre modelli. L'aspetto monarchico rappresentato dal ruolo dell'imperatore, supportato dalle famose 29 legioni romane, l'aspetto aristocratico rappresentato dalla sopravvivenza del Senato, l'aspetto democratico rappresentato dalla lunga sopravvivenza del Tribunato della Plebe e dei comizi. Ora, questo fa sì che l'impero assuma, sia da un punto di vista di istituzione interna, sia dal punto di vista ordinamentale rispetto a federati, eccetera, una sua fisionomia propria come forse primo esperimento statale complesso. Usiamo statale per come ovviamente si può parlare di Stato in una società antica. Quindi in realtà l'impero romano sostituisce e riassorbe l'idea d'Europa, anche perché ingloba buona parte dell'Asia Minore, quasi tutti, anzi direi tutti, i paesi rivieraschi del Nord Africa, e si spande, si stende per un bel po' in profondità, sia verso la Persia, sia verso l'Arabia, sia verso l'attuale Centro Africa, Etiopia, eccetera. Quindi in qualche modo l'idea stessa, ecco, diciamo, di Europa come unità geopolitica è riassorbita in qualcosa di non perfettamente coincidente, che è eccedente da un lato e invece per difetto dall'altro rispetto all'est e rispetto al nord. Il concetto d'Europa tornerà indirettamente dopo, in epoca sostanzialmente verso il V-VI secolo, quando intanto si è prodotta la divisione fra l'impero romano di Oriente e l'impero romano di Occidente. E qui il discorso comincia un po' a confondersi, anche perché se è vero che l'impero romano di Oriente sopravvive per 1000 anni all'impero romano di Occidente, l'impero romano di Occidente finisce con Romolo Augustolo nel 476, viceversa l'impero romano di Oriente cadrà con la conquista di Costantinopoli da parte degli ottomani, che appunto fonderanno l'impero ottomano, nel 1453, se non dico sciocchezze. Bene, quindi quasi 1000 anni. In teoria dovremmo parlare di Europa soprattutto per l'impero romano d'Oriente. L'impero romano d'Occidente è espugnato dall'arrivo delle invasioni barbariche, quindi in quanto tale è proprio quello che perde di più l'identità altra rispetto all'Asia, mentre invece per esempio la continuità del diritto romano è assicurato dall'impero romano d'Oriente, dove ha luogo la codificazione giustinianea, che è la base teorica dell'attuale diritto romano. In realtà le cose non stanno esattamente così, un po' perché le popolazioni centroasiatiche giunte in Europa, beh, già c'è stato per esempio la sostituzione dei Galli con i Franchi, e in una situazione la Francia diventerà tale solo dopo la sostanziale sconfitta dei Galli, che nel frattempo si erano perfettamente integrati, il popolo del nord, ma integrato al punto che vengono tutte le dinastie gallo-romane. Ecco, è solo successivamente che si ripete in qualche modo quello che era successo con i Galli, cioè le popolazioni che arrivano man mano in qualche modo si integrano nel contesto europeo, soprattutto vengono cristianizzate. Quindi in qualche modo
nasce una nuova idea di Europa, un'idea di Europa che fonde la latinità con il pensiero cristiano, secondo il modello paolino, che è quello che realmente fonda il cristianesimo, e che però riassorbe queste influenze centroasiatiche e nord-europee. Scusate, ma spengo così capiscono che non devono disturbare. Ma perché non si spegne? Io ho rapporti atroci con la tecnologia. Allora, in realtà, dicevo, nasce una nuova idea di Europa e nasce quella frattura fra Europa occidentale ed Europa orientale che caratterizzerà poi successivamente. Da un lato l'influenza delle popolazioni germaniche del nord Europa e delle popolazioni asiatiche avrà, più che influssi di tipo religioso, che pure in qualche modo verranno filtrate, avrà influenze linguistiche notevoli. Tutte le lingue europee attuali nascono sostanzialmente in quel contesto. Le nostre lingue neolatine, sì, sono neolatine, ma hanno molti debiti verso, per esempio, i dialetti germanici. Ad Oriente invece cosa succede? Sì, è vero che c'è la continuità con il diritto romano, ma nasce una cosa molto più importante, la secessione, il primo grande scisma della cristianità, la nascita di quella che noi chiamiamo Chiesa ortodossa, cioè i quattro patriarcati di Oriente, Gerusalemme, Antiochia, Atene, eccetera, Alessandria, sono quelli che si separeranno non riconoscendo il primato petrino. In realtà dietro ci sono aspetti molto più sottili. Da un lato c'è il non riconoscere l'autorità papale, che provocherà due cose. Nell'Europa occidentale, dove tutto sommato periodi di vacanza di potere statale, sempre usando questo termine con le molle, determinerà spesso spinte di tipo teocratico, è la Chiesa che diventa Stato, in un confronto non sempre facile, dove chi prevale su chi sarà uno degli elementi costanti del conflitto dell'Europa occidentale. E dove tutto sommato nasce l'idea di laicità grazie alla teoria delle due spade di Papa Gelasio, che è quello che fonda l'idea della distinzione tra potere politico e potere religioso, a sua volta base del processo di secolarizzazione a cui assisteremo dal 400-500 in poi. Ad Oriente invece la persistenza di uno Stato importante, organizzato, che continua ad avere una struttura imperiale, provocherà il contrario, provocherà tendenze di tipo cesaro-papista, cioè la prevalenza dello Stato sulla Chiesa. E questo è il primo tratto essenziale delle due forme di cristianità, ma ce n'è un'altra un po' più sottile, il dibattito sul filioque. Allora, vi spiego un po' di questo. Nel credo romano si dice che... Chi che sta bussando? Ivano. Lo vedete che le invasioni barbariche sono una costante? Perfetto. Vabbè. Devo metterlo in bocca, devo fare il succede. Quello che spengo. Vabbè. Ora, nel credo cattolico romano si dice: credo Dio Padre Onnipotente, il suo figlio, il suo unico figlio Gesù Cristo, eccetera, eccetera, è nello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, filioque. Nella Chiesa
d'Oriente invece si sosterrà che no, lo Spirito Santo procede solo dal Padre, non dal Figlio. Ma apparentemente una questione teologica che riguarda esclusivamente una dimensione ecclesiale, invece no. Dire questo significa dire due cose importanti. Uno, certo anche per gli ortodossi, c'è il dogma trinitario per cui le tre persone appartengono a un unico Dio, c'è un unico Dio in tre persone. Però attenzione, mentre nella tradizione cattolica le tre persone sono perfettamente uguali e in qualche modo equivalenti, nella tradizione invece ortodossa, stabilendo che lo Spirito Santo, cioè l'energia creatrice, dipende solo dal Padre e non dal Figlio, significa dire che la storia è determinata dalla volontà del Dio Padre. Il Dio Figlio, che è quello che si è incarnato come uomo, non ha titolarità nella potenza creatrice. È una distinzione che potrà sembrare un po' bizzarra, ma guardate, ha un senso preciso. Lo capite guardando gli affreschi della Cappella Sistina, dove vedrete la creazione di Adamo, dove Dio Padre sfiora con il dito di Adamo. Non si toccano le dita, si sfiorano. L'uomo è artefice della storia. Attraverso il Cristo, che è il Dio incarnato, l'uomo partecipa dell'energia creatrice e quindi ha una volontà. La storia è prodotta anche dalla libera scelta dell'uomo. Viceversa, nella dimensione ortodossa c'è una sorta di remissione alla volontà di Dio, che è l'unica reale fonte della storia. Capite che c'è una sfumatura molto forte. Quello che voi trovate nei romanzi di Dostoevskij, che trovate anche in altro tipo di letteratura dell'Europa orientale, è una sorta di fatalismo, quello che spesso viene identificato come il fatalismo delle popolazioni slave, cioè orientali, in gran parte trova la radice, adesso banalizzando parlo di fatalismo, scusate per andare, ha radice in questo dibattito teologico e segna una profonda differenziazione, non solo filosofica ma anche antropologica, fra le due Europe. Quindi paradossalmente proprio l'Europa che ha ceduto di più rispetto alle energie, alle invasioni barbariche, è l'Europa più vitale, è l'Europa che si sviluppa come Europa occidentale, che sarà il motore poi successivamente della prevalenza europea. L'Europa che resiste, che mantiene per mille anni una sua persistenza rispetto alle invasioni barbariche, ma grazie a cosa? Grazie un po' alla particolare conformazione geografica che permette arretramenti, avanzate, continue, grazie a una combinazione, lo capite bene dalla lettura del libro di Eduard Luttwak di 5 anni fa, che sostanzialmente è un consiglio all'Europa e agli Stati Uniti di uscire dalla crisi imitando l'impero romano d'Oriente. Una accorta combinazione di intelligence, per quello che poteva essere lo spionaggio dell'epoca, e di diplomazia, consente all'impero romano di Oriente di resistere molto meglio alla pressione esterna. Confini molto elastici, molto labili, ma giocati sempre sul mettere un invasore contro l'altro, quello che permette di tornare indietro, di riconquistare. La conoscenza del territorio, della geografia interna, beh, all'epoca sapete non è che c'erano
mappamondi e carte geografiche, per cui l'intelligence era proprio il fatto di sapere da dove passava un fiume e dove c'era un passaggio in una catena montuosa o cose del genere. Ecco, questo misto consente la grande strategia dell'impero romano d'Oriente di Costantinopoli, che è il titolo del libro di Ludwig. Quindi tendenzialmente lì abbiamo una persistenza che però finirà per essere definitivamente sconfitta dall'avanzata ottomana. Ma non c'è persistenza, ma non c'è sviluppo. C'è persistenza, ma non c'è un andare avanti. L'Europa occidentale invece, grazie a questa particolare serie di eventi, acquisirà una sua soggettività tale da segnare profondamente l'idea di Occidente, di Occaso. E in effetti il primo segnale di Europa che voi avrete qual è? È l'Europa carolingia, che è quello che poi coincide grosso modo con l'idea di modello renano. È quell'Europa carolingia che per la prima volta fonda l'idea di una cristianità occidentale, che coincide appunto con l'idea di Europa, di Europa occidentale. Questo è a lungo quello che diventerà l'Europa come Respublica Christianorum. Oddio, rispetto alla quale c'è questa sorta di regolarità dell'Europa orientale, sono cristiani anche loro, oddio, un po' sbagliati, un po' eretici, e con molti eretici intermedi come i Bogomili per esempio, cioè, ma comunque c'è una comunità cristiana differenziata al suo interno, ma c'è un'idea di Europa diversa e uguale. Diversa per le ragioni che vi ho detto, ma uguale nel suo essere cristiano. Quando l'Europa comincerà a diventare una nozione politica, sarà fra la fine del 400 e il 500 essenzialmente con Machiavelli. È lì che si fonda l'idea di secolarizzazione attraverso l'emancipazione della politica dalla morale e dalla religione. Quanti passi indietro stiamo facendo, eh? Quando io sento quelli che mi dicono che la qualità essenziale in politica è l'onestà, penso sempre che stiamo tornando indietro rispetto a Machiavelli. L'onestà in politica è un prerequisito, non è il requisito fondamentale. Il requisito fondamentale è sapere cos'è la politica, avere la capacità di gestire. Come dice Cosimo de' Medici, gli stati non si tengono con il rosario in mano e coi paternostri. Beh, noi invece stiamo tornando un pochino indietro, c'è questa ondata. Oddio, non è il mio elogio della disonestà, ma resterò sempre convinto dell'idea che un delinquente competente, preparato, è sempre meglio di un onesto imbecille. Non fosse altro che per una ragione: col delinquente ci si può sempre capire, con l'imbecille no. E il delinquente può, per sua libera scelta, se riesce, anche smettere di essere delinquente. Il cretino non smette di essere cretino, ci potete fare quello che volete, resta cretino. E quindi tendenzialmente torniamo a Machiavelli, che emancipando la politica dalla religione pone le basi sia del processo di secolarizzazione che poi man mano andrà sviluppandosi, sia dell'idea laica di potere che afferma l'Europa occidentale come soggetto politico. Oddio, ancora in modo piuttosto complesso. Basta leggere le belle pagine di Chabot, non tanto sulla storia dell'Europa quanto sulla storia dell'idea di nazione, per rendersi conto della difficoltà nell'elaborazione dell'idea di nazione. Cos'è la nazione? Ed è lì che nasce l'idea di Europa. Quello è un momento in cui da un lato ci sono
i conflitti intereuropei, la riforma protestante li determina. La riforma protestante, guardate, ha una serie di effetti storici assolutamente incalcolabili per certi versi. Per esempio, è quello che provoca una secessione culturale definitiva rispetto all'Oriente. L'Oriente non è più interessante, la riforma protestante proietta tutta l'attenzione verso i nuovi paesi da evangelizzare, le Americhe, verso l'Occidente, ha una sua autosufficienza e una sua proiettività. L'Oriente è lasciato alle spalle. L'Oriente al massimo è quello di cui ci si accorge nel conflitto con i Tartari e con gli Ottomani. C'è Melantone che rimprovera a francesi, inglesi, principi tedeschi di stare facendosi la guerra fra di loro per decidere chi è che comanda in Europa e lasciare i poveri polacchi da soli a fare l'avamposto d'Europa che combatte i Tartari. In qualche modo questo già vi dà l'idea di come torna questo concetto di reattività rispetto alla minaccia esterna. L'Europa esiste quando si demarca rispetto a un pericolo esterno. Questa è una costante che voi troverete fino ai giorni d'oggi. L'Europa quindi comincia ad assumere una sua soggettività prima di avere coscienza dei suoi limiti geografici. Sarà la soggettività politica, culturale, il progetto di Europa a indicare i limiti geografici e non il contrario. È l'Europa politica e culturale che fonda l'idea di Europa fisica. Ed è da un lato la riforma a dare quest'idea, dove nasce quella nuova frattura che sarà fra il mondo latino e mediterraneo e il nord protestante, il mondo latino cattolico. Oddio, non è proprio così la distinzione, perché tuttora voi avete l'idea sostanzialmente slavi ortodossi, latini cattolici, germanici protestanti. Se molto grosso modo è così, in realtà Polonia e Lituania sono paesi slavi ma cattolici, la Romania è paese latino ma ortodosso, l'Austria, buona parte della Boemia e la Baviera sono popoli germanici sostanzialmente, o perlomeno parlano una lingua di tipo di ceppo germano, cioè, i boemi sono un po' misti con gli slavi, ma sono cattolici. Quindi in realtà proprio questa perfetta identità fra dato etnico e dato religioso non c'è. C'è una sorta di grosso modo prevalenza di casi in cui c'è un'identificazione fra i due elementi, ma non è un fatto sistematico. E in ogni caso questo contribuisce a porre le premesse per la frammentazione della Repubblica Christianorum in identità statali separate e conflittuali fra di loro. Il primo grande conflitto intereuropeo sarà la guerra dei trent'anni, che sfocia nella pace di Vestfalia, che è quella che in qualche modo sancisce una cosa: la fine dell'idea di impero inteso in senso, diciamo, tradizionale cristiano-romano o romano-cristiano, è l'affermazione che lo Stato è lo Stato moderno, che è superiore non reconnoscens, che non riconosce altra autorità politica o religiosa, se volete, superiore a se stesso. E quindi l'ordine mondiale è un ordine anarchico, non c'è un imperium, un comando che unifichi e regoli tutto. C'è un ordine fatto consensuale di soggetti indipendenti. Oddio, anche qui è un'astrazione giuridica, perché la perfetta sovranità
ed equivalenza fra soggetti sovrani sta solo sulla carta. In realtà l'ordine mondiale è sempre stato gerarchico, ma lo è nei fatti più che nelle teorizzazioni. Quindi si può continuare tranquillamente a far finta che la città libera anseatica sia sovrana esattamente come la corona di Spagna o come la corona di Francia, che con la conquista definitiva della Borgogna equivale all'attuale Francia sostanzialmente. In teoria sì, in pratica diciamo che sono rapporti di forza diversi, per cui l'ordine mondiale è un ordine gerarchico. E qui comincia a porsi un altro problema, il problema di chi all'interno di questo ordine disomogeneo sostanzialmente assume l'egemonia. Attenzione, il concetto di egemonia non è il concetto di unicità statale, non c'è tanto l'idea di uno Stato che conquista i territori degli altri e diventa lo Stato europeo, non è così. Il concetto di egemonia che viene dalla Grecia, ancora una volta vedete torniamo a Tucidide in particolare, è un concetto nel quale sostanzialmente quell'ordine gerarchico dell'ordine mondiale, quel carattere gerarchico, viene riconosciuto. Riconosciuto sulla base di cosa? Ma certo dei rapporti di forza, ma anche tutto sommato della rete di trattati, della capacità di influenza che ciascun paese ha. Ma al cuore c'è sempre una prevalenza militare, c'è uno Stato, un impero. Ecco, qui comincia a nascere una nuova idea di impero, non più come comando unico, ma come aspirante comando unico di uno Stato nazionale. Nascono gli imperi nazionali. Lo scontro è per l'egemonia intesa come sistema di alleanze in cui contraenti minori riconoscono la prevalenza di un soggetto maggiore in cambio di protezione, accettano di uniformare la propria politica estera a quella del contraente maggiore per poterne essere protetti. Fra il 500 e il 600, alla fine del 600, lo scontro per l'egemonia avrà tre fasi, tre protagonisti. Il primo protagonista è l'Olanda, nata dalla rivolta dei Paesi Bassi nel 500 e che rapidamente attraverso un grande sviluppo economico diventa e probabilmente il paese europeo che ha il maggiore sviluppo economico per primo, grande presenza sui mari, grande disponibilità di denaro in una situazione, in un mondo in cui i principi possono fare la guerra solo se hanno qualcuno che gli presta il denaro. Nell'Europa delle nascenti banche, che è quella di cui per esempio vi parla Sondra, è l'Olanda quella che ha il primo vantaggio finanziario. L'Olanda però nel suo tentativo egemonico è sconfitta dalla Spagna. Spagna che invece affida la sua egemonia alla capacità militare. I Paesi Bassi si staccheranno dall'impero spagnolo e però l'impero spagnolo continuerà ad avere una forte prevalenza. Tutto è il momento in cui Carlo V potrà dire che sul suo impero non tramonta mai il sole, perché stende la sua influenza oltre che sulla Spagna e sulle colonie dell'Europa meridionale, perfino sulle Filippine, anche su pezzi di Europa quali l'Austria e buona parte dell'Italia, Ducato di Milano e Regno delle Due Sicilie. Lì l'egemonia spagnola non è in discussione, ma è un'egemonia tutta militare e di terra. Attenzione, gli spagnoli non hanno il controllo del sea power, del potere marittimo,
E qui il terzo soggetto, l'Inghilterra, che invece ha un forte controllo del sea power e che tutto sommato, grazie a questo, realizza una fusione dei due elementi precedenti. Se l'Olanda era stata grande finanziariamente, prima di essere travolta dalla prima grande crisi finanziaria mondiale europea, che sarà la crisi dei Tulipani. Vi parla strano, ma la prima grande crisi è stato il crollo del valore dei bulbi dei Tulipani, che vi dà l'idea del come gli uomini riescono a inventarsi qualsiasi cosa per attribuirgli un valore magico. E in qualche modo questo primo è presente ancora oggi. L'Inghilterra avrà la potenza finanziaria dell'Olanda, ma anche la potenza militare per reggere lo scontro con la Spagna. Beh, aiutati molto dalla loro insularità. Quando la Spagna tenterà lo sfondamento con la sua invincibile armada, nel 1588 andrà incontro a una disfatta. Sì, in realtà la disfatta non fu tanto una battaglia, quanto piuttosto un fortunale che sconvolse la flotta spagnola. Resta di fatto che quella sarà la sconfitta spagnola da cui inizierà la decadenza della Spagna e comincerà ad affermarsi l'egemonia dell'Inghilterra come potere mondiale. Inghilterra che stenderà la sua rete coloniale ben oltre quella spagnola. Man mano l'Inghilterra conquisterà gran parte del Nord America, conquisterà buona parte delle sponde africane, numerosi insediamenti, si insedierà profondamente in India fino nel 1840-45 a assorbire l'impero indiano, per cui la regina d'Inghilterra diventerà anche imperatrice delle Indie e così via. Quindi, come vedete, una diffusione molto maggiore, anche molto più lata. Ma la sconfitta spagnola produrrà paradossalmente un nuovo soggetto, un nuovo grande impero continentale che sostituirà la Spagna come impero continentale, la Francia. La Francia giocherà un ruolo centrale in questo periodo, in qualche modo avvantaggiata dall'Inghilterra, dall'amica rivale Inghilterra. La Francia diventerà la maggiore potenza militare del continente, ma ha anche una buona proiezione coloniale. Nel Nord America conquisterà buona parte dell'attuale Canada, essenzialmente il Quebec, alcuni avamposti centroamericani, per la verità molto, la Guyana francese, no, poca roba, ma si espanderà sulle coste africane, conquisterà man mano anche avamposti in Asia che nell'Ottocento, per esempio, permetteranno la conquista del Tonchino, la conquista della Indocina in buona parte, salvo la Thailandia che non sarà mai una colonia. Quindi in qualche modo anche i francesi costituiranno un impero coloniale di qualche spessore. Ecco, qui la rivalità fra gli imperi in parte si scarica all'interno dell'Europa e continua a segnare guerre europee, la guerra di sette anni nel 1700, le tre guerre di successione, e la guerra di successione spagnola segnerà la definitiva decadenza della Spagna come potenza europea, sarà sempre più potenza marginale, sempre più espulsa dal cuore della politica europea. E ma in qualche modo la rivalità si scaricherà anche all'esterno come rivalità coloniale per la conquista delle colonie.
Nasce quindi un'idea un po' diversa di, non è più l'impero come, sì, c'è sempre il tentativo di costruire un'egemonia, però l'impero non è più l'imperium, il comando unico, è impero nazionale. La storia dell'Europa nell'Ottocento sarà essenzialmente una storia di imperi nazionali, a mano, quando si separerà con la guerra di successione austriaca l'impero austriaco, che poi assorbirà anche l'Ungheria, eccetera, sarà un impero nazionale senza proiezioni coloniali. Più tardi nascerà, a fine 800, l'impero germanico dall'espansione della Prussia, che allerà al suo interno, all'interno del nuovo Stato germanico, anche la Baviera. La Germania tenterà di darsi una proiezione marittima e coloniale, l'Austria non avrà mai una vera e propria potenza marittima. La Germania ci proverà e otterrà alcune colonie importanti come il Tanganyika, come il Camerun, come l'attuale Africa del sud-ovest, la Namibia, eccetera. Ma insomma, nel complesso resterà comunque un esperimento di breve periodo, di qualche decennio, che poi terminerà con la Prima Guerra Mondiale. Ci sarà l'impero russo, che sarà un caso un po' diverso, ancora quello, un po' perché insediato nel contesto slavo-ortodosso, per cui c'è da un lato l'influenza dei russi nel essere potenza protettrice degli slavi, in gran parte ancora colonizzati dall'impero ottomano, degli slavi ortodossi. Nello stesso tempo però la Russia è un caso di colonialismo interno. La Russia non è paese di potenza marittima. Le sue colonie sono essenzialmente colonie nel Centro Asia, in realtà non saranno mai giuridicamente delle colonie, ma la funzione di colonia è quella dei paesi strappati da un lato all'impero ottomano, dall'altro alla Cina, attraverso i trattati ineguali dell'Ottocento, no? Che spingeranno la Russia fino al Kazakistan, fino alla Mongolia esterna, sarà un paese in qualche modo subordinato, una sorta di paese federato. Ecco, come vedete, nascono una serie di imperi coloniali: la Germania, l'Austria, la Russia, la Francia, l'Inghilterra, ormai si è risolto l'impero spagnolo e anche quello portoghese con l'indipendenza brasiliana, ma questa è persino l'Italia, unificata, aspirerà all'idea di darsi un impero, di avere una propria proiezione coloniale, poi proclamerà l'impero con la nota avventura etiopica di Mussolini, ma siamo un po' di un vero e proprio impero italiano, non è il caso di parlare. Ora, questa costruzione di imperi che dà luogo a formazioni statuali piuttosto complesse, per esempio l'impero austro-ungarico si fonda su una figura costituzionale molto particolare come quella dell'unione personale. Austria e Ungheria sono regni indipendenti uno dall'altro, che però hanno lo stesso monarca, l'imperatore, che è imperatore di Austria e Ungheria, sotto forma quindi di unione personale. La Francia nel frattempo è diventata un impero repubblicano, è passata attraverso l'esperienza della rivoluzione, ha conosciuto una nuova idea di impero e di egemonia con il periodo napoleonico e le guerre napoleoniche. Dopo di nuovo ha avuto una restaurazione durata relativamente poco, tornerà ad avere un regime repubblicano per poi avere un nuovo esperimento di impero napoleonico che durerà un po' più di 20 anni con Napoleone III, per approdare definitivamente a una dimensione repubblicana che però si accompagnerà alla persistenza non solo di un impero coloniale, ma anche
di una nozione culturale di per la Francia è il paese della civilisation, l'eccezionalismo francese si basa sull'idea che la Francia ha un ruolo nel mondo. La Francia è il paese dell'illuminismo, il paese della libertà, si attribuisce il compito storico di diffondere la libertà, quindi in qualche modo aspira a essere essa stessa il potere egemonico in Europa. Questo è anche l'esperimento che tenta Napoleone, che poi esporta il suo codice e che voi trovate già in qualche modo nelle lettere persiane come idea. Il confronto con la Persia, con l'impero, ancora una volta torna l'idea dell'assolutismo eccetera eccetera orientale contrapposto e dell'arretratezza, diciamo, l'età orientale rispetto invece alla caratterizzazione culturale illuminista razionalista della Francia. La Francia quindi aspira a questo ruolo e lo rivendica, lo ripropone, rivendica, guarda, Francia e Stati Uniti sono gli unici due paesi che vantano apertamente di avere una missione mondiale, diffondere la libertà, cioè sono i due eccezionalismi che si riconoscono come tale. E come tale la Francia avrà uno scontro con la Germania nel dibattito della civilizzazione o cultura. La cultura fonda l'identità nazionale su un dato di sangue, quindi ha anche aspetti confessatamente barbari, ma la barbarie nella tradizione della cultura è una cosa che ha una sua nozione positiva, è qualcosa di vitale che permette la rifondazione culturale. Nello stesso senso si esprimerà recentemente Negri nel suo Impero, quando dirà che bisogna puntare a una nuova nozione di barbarie. Mi pare che lo stiamo accontentando, perché insomma ci sono valide spinte alla barbarie attualmente. Non so se questo sia auspicabile, ma insomma. La Germania è anche essa portatrice di un modello egemonico. Tutto questo sfocerà nelle grandi guerre intereuropee, prima quelle napoleoniche, poi i conflitti Po e Reno, come dice Marx, per l'affermazione delle nuove soggettività tedesche e italiane, poi le guerre balcaniche e infine lo showdown del sangue con le due guerre mondiali. La prima è una guerra praticamente solo europea, sì, ci partecipa anche il Giappone, era sostanzialmente una guerra europea. La seconda non sarà solo proprio europea, sarà una guerra mondiale nel senso pieno. Ma di questo ci occuperemo la prossima volta. Qui io mi permetto di farvi notare come sempre l'Europa emerge non come scoperta di qualcosa di preesistente. Nessuno, c'è gente che fonda l'idea di nazionalità sull'etnia, sul sangue, e non pensate che siano soltanto quelli di destra. Mazzini era convinto che gli italiani fossero tutti un po' parenti fra loro e che quindi ci fosse un vincolo di sangue, che la nazione si fondasse, il ceppo etnico si fondi su una nozione di naturalistica di sangue. Altri hanno pensato invece alla nazione come, essenzialmente i francesi, come dato culturale. Paul Renan dirà: la nazione è un plebiscito di tutti i giorni, dato dalla volontà di stare insieme. Lo capite molto bene, sapete come? Se capitate a Parigi, andatevi a fare due passi al cimitero del Père Lachaise. Cimitero straordinario dal punto di vista storico, dove troverete le tombe di grandissimi personaggi, da Balzac a La Fontaine a Jim Morrison, per dire. Beh, guardate, capirete una cosa: i francesi
favorite. Da un lato capirete lì l'aspirazione della Francia ad essere terre d'asile, terreno di libertà che dà asilo a tutti i perseguitati. Troverete le tombe degli antifascisti italiani come Gobetti e Rosselli. I Rosselli sono poi tornati in Italia, ma rispettosamente i francesi li hanno mantenuto come in albergo la stanza libera, cioè disponibili, se vogliono tornare stanno qua. Ci sono i profughi tedeschi dalla Germania nazista, ma c'è per esempio anche il generale Andranik, che è l'eroe nazionale armeno, anche lui riportato in Armenia, però abbiamo lasciato il cenotafio. Ci troverete Largo Caballero, il presidente della Repubblica Spagnola prima dell'aggressione fascista di Franco, e ci troverete tanti altri che appunto vi danno l'idea, ma soprattutto capirete una cosa, che i francesi, per esempio, nel loro terribile nazionalismo, tocca dire, ritengono Chopin uno di loro. Ora, Chopin è nato in Polonia, quello ha scritto Le Polacche, cioè non ha scritto le francesi, ha scritto Le Polacche. I francesi, se parli, lo ricordo con la vice ambasciatrice di Francia a Roma, dice, ma guarda che fanno polacco, Chopin, e dice, ma Chopin è nostro. Sì, vabbè, ci avete avuto pure Giorgio Santi, che aveva fatto girare la testa, non mi sembra un motivo sufficiente. Perché l'idea di francesità non è l'idea di un popolo specifico, è una sorta di categoria dello spirito a cui si appartiene o meno. Questo è. Puoi anche essere nato casualmente in Polonia, in Corea, per carità. Ah, troverete anche la tomba di Chagrin Bakhtiar, l'ultimo presidente del consiglio dell'Iran, dello Shah, che però ha tentato in qualche modo qualche riforma. Puoi anche essere italiano, nessuno è perfetto. Però se fai il bravo, noi ti riconosciamo come francese, cioè questo è quello. Questa serie di progetti egemonici manifestano il vero spirito dell'Europa. L'Europa nasce quando deve difendersi da un pericolo esterno, di volta in volta gli asiatici, i barbari, gli ottomani, i tartari, quello che vi pare. Dopo saranno i russi, saranno gli americani, adesso pare che siano i cinesi, vabbè. Oppure quando nasce un progetto egemonico proiettato al resto del mondo. E questo anche perché, guardate che questa è una visione che noi abbiamo correntemente. Pensate alla divisione in grandi epoche storiche che noi facciamo. Voi siete abituati all'idea che c'è una storia antica, poi c'è un medioevo, poi c'è una storia moderna, la cui proiezione più recente è la storia contemporanea. Provate ad applicare questo schema all'India, alla Cina, al Giappone, non diciamo alle Americhe, poi ne parliamo. Vengono fuori delle cose improponibili, vengono fuori dei paesi che hanno avuto un enorme, lunghissimo medioevo, fino a quando siamo andati noi europei a sbagliarli. La Cina avrebbe un medioevo di 3.000 anni, fino a quando poi nell'Ottocento siamo arrivati noi un po' a dargli la scossa. In realtà questa partizione, antica, medievale, moderna, cioè, è la partizione della proiezione europea nel mondo. Noi siamo abituati all'idea di un'Europa che è sempre stata il faro della civiltà e la punta avanzata. Non è così. Fra il 4 e il 700 è nettamente prevalente la Cina rispetto all'Europa, anche dal punto di vista tecnologico. Resta da capire il perché l'Europa ha avuto la rivoluzione industriale e la Cina no. I cinesi la polvere da sparo l'hanno inventata, la usavano per fare i mortaretti. Con maggiore senso pratico gli europei l'hanno utilizzata per altre cose. La Cina ha scoperto i caratteri mobili, ma non ha avuto la, oddio, anche perché ha una lingua che presenta dei problemi molto seri, proprio di diffusione, ma non ha avuto la rivoluzione di Gutenberg,
Ecco, resta un problema da capire del perché la Cina a un certo punto si è rinchiusa, ha avuto fino a culminare nel secolo delle umiliazioni, l'Ottocento. E invece l'Ottocento è il momento in cui veramente si afferma il primato europeo nel mondo. Non si vede molto più recentemente di quanto noi non siamo disposti a riconoscerlo o ad ammettere, con il nostro stesso schema storiografico che si riflette persino nel modo in cui abbiamo organizzato le nostre materie. Storia romana, storia greca, le varie storie medievali, la storia moderna, eccetera, eccetera. È una idea, la stessa idea di modernità, è un'idea profondamente europea. L'Europa è moderna e la modernità è europea. E questo nasce in un contesto molto particolare, che è quello del 6-7-800, quello che fonda. Ed è intorno a questa idea di modernità che si avvitano i progetti egemonici europei. Quindi, ripeto, l'Europa esiste solo o come concetto reattivo o come concetto di proiezione di se stessa nel mondo. E quindi che cerca di qualcuno che cerca l'egemonia nel continente per poter esercitare l'egemonia nel mondo. Poi la prima guerra mondiale sarà il primo colpo che manterrà in frantumi questa idea. Ma di questo parliamo la settimana prossima. Quanto tempo ci abbiamo per chiacchierare? Che ora è? Se lo dite anche a me. Se non lo perfetto. Quindi quanto abbiamo? Quarto d'ora di tempo più. Vabbè, mi dispiace di aver assorbito troppo tempo. Ditemi. La mia domanda riguardo all'universalismo francese e il suo rapporto con l'Europa. Si ricorderà sicuramente che nell'autunno del 2005, tra ottobre e novembre, le Barnier, di Parigi furono date le fiamme da francesi di seconda e terza generazione che si sentivano esclusi dalla Repubblica. Con qualche ragione. Infatti, la mia domanda è questa. La Francia, nel suo ricorre molto spesso, in maniera, non dico esasperata, ma nella sua presa coloniale in Africa, specialmente in Africa, ha proiettato se stessa. Perché uno se va in Senegal, Senegal non esisteva prima della colonizzazione. L'Africa è una proiezione dell'Europa, come l'Inghilterra è una proiezione di se stessi, infatti dell'Africa, o la Spagna e il Portogallo solamente. Questa proiezione dell'Europa, dal punto di vista linguistico, anche etnico, ha causato dei danni, soprattutto ha arricchito o no l'Europa? Intanto cominciamo a dire che la colonizzazione ha avuto epoche diverse e risultati diversi. Nelle Americhe la colonizzazione, bisogna parlare del massacro ebraico, dello sterminio ebraico come di un unicum nella storia mondiale. Beh sì, ogni cosa è un unicum. Ma non direi che è la cosa più grave, direi che il vero unico l'abbiamo combinato noi europei nelle Americhe, dove abbiamo sterminato le popolazioni native, lì c'è stato un genocidio riuscito, e abbiamo sostituito le popolazioni native, salvo pochi ceppi, indios, soprattutto nel sud, nel nord abbiamo fatto una pulizia etnica, devo dire, molto più accurata, l'abbiamo sostituita con popolazioni europee. In fondo, parliamoci chiaro, le Americhe e l'Oceania, dove abbiamo fatto lo stesso mestiere, sono Europa fuori Europa. Punto. Diversa è la vicenda in Africa e in India e in Indonesia, dove la colonizzazione è durata molto meno. Beh, si tratta, per esempio, in India la colonizzazione inglese vera e propria è durata circa un secolo. Se ci mettiamo il ruolo della Compagnia delle Indie in alcune zone, eccetera, eccetera, superiamo di pochi due secoli, ecco, al massimo. E non c'è stato, nonostante le intenzioni ci fossero, di sterminare le popolazioni locali sostituendole, però ecco, purtroppo è mancato il tempo agli inglesi per poterlo fare, altrettanto ai francesi in Africa e altrettanto ai belgi in
Congo, dove i poveri belgi riuscirono ad ammazzare solo 10 milioni di zairesi, ma sapete, erano pochi i belgi, mancava la manodopera, diciamo, in questo stato. Ecco, per cui ci sono posti in cui puoi parlare di Europa fuori Europa e altri posti dove invece il ceppo locale, autoctono, ha resistito. Sicuramente l'Europa si è arricchita, soprattutto in termini di materie prime, ha goduto di un vantaggio straordinario. Però attenzione, perché ad esempio gli Stati Uniti, che pure non hanno fatto, Stati Uniti hanno sempre avuto un atteggiamento di forte ripulsa rispetto al colonialismo e rispetto all'idea di impero. Per gli Stati Uniti, come dire, gli Stati Uniti riescono a essere imperialisti ma non imperiali. Gli Stati Uniti hanno l'idea dell'impero come una cosa, come qualcosa che li ha aggrediti, l'impero inglese, e per sdoganare l'idea di impero degli Stati Uniti bisognerà arrivare al libro di Edward Luttwak sull'impero, sulla grande strategia impero romano del 76, avanti ieri sera. Una cosa, scusa, riguardo l'America, non è mai stata una potenza coloniale. In verità ci sono due paesi, le Filippine e Puerto Rico, un altro. Cuba. E sì. Cuba. Cuba è un'altra cosa, non sì. Però le Filippine e Puerto Rico, nessuno dice che hanno subito. Quanto tempo? Ma ancora adesso Puerto Rico è una colonia. Sì, non io ho capito, ma di che stiamo parlando? Le Filippine furono una storia durata dal 1898 sì, ma una quarantina d'anni. Non è quello. E tra l'altro la caratterizzazione non era quella della colonia, era giuridicamente quella di una sorta di mandato fiduciario in attesa di eccetera. Non è quello che caratterizza. Ripeto, gli americani ti hanno dato l'idea di un'idea diversa di impero, in cui riescono ad avere dei vantaggi, certamente anche loro in termini di materie prime, eccetera, eccetera, senza l'occupazione militare, senza necessariamente l'occupazione militare. Allora, visto da questa prospettiva, io rispondo alla tua domanda dicendo che sicuramente l'Europa ha avuto dei vantaggi, ma forse la forma imperiale classica del colonialismo ha avuto dei costi che hanno forse compensato o addirittura sopravanzato quei vantaggi. Poi, ripeto, dipende anche dai contesti, perché è diverso se parliamo dei paesi delle Americhe o dell'Oceania rispetto all'Africa e all'Asia. Asia è intesa come essenzialmente Persia, India, Indocina, Cina, Turchia, Giappone, Thailandia non saranno mai colonie. Quindi anche questo è il meccanismo. Chi è? Io non farò una domanda, non vorrei passare anche l'altro. Chi è? Ho visto una mano volare. No, io ne faccio una. Volevo farti tornare un attimo sul discorso delle origini cristiane, che è uno dei temi su cui si è dibattuto quando c'era il discorso della Costituzione europea. Specificare un minore radici cristiane di Dio. E volevo chiederti, soffermarti un attimo sul fatto che anche questo ormai è uno dei temi che non tiene più insieme l'Europa, nel senso che la vocazione chiaramente sovraregionale che gli ultimi fatti sicuramente, ma quale più Francesco sta dando, sottrae ulteriormente un altro possibile collante di quello che resta del. Poi dei progetti politici più degli ultimi 50 anni, 50 anni, ci vediamo settimana prossima. Però secondo me questo è un tema invece che ha radici molto più profonde. Sì, però intanto c'è un fatto, che l'Europa si è profondamente scristianizzata. C'è avuto due fenomeni. Da un lato la forte crescita della popolazione atea o agnostica. Ad esempio, mentre sostanzialmente una qualche forma di battesimo era comune in tutta Europa, cattolica, protestante, ortodossa, era comune a oltre il 90% della popolazione, salvo il periodo delle repubbliche socialiste, diciamo, cioè per esempio in Albania c'è stato un periodo di persecuzione religiosa, cioè, ma sostanzialmente.
E invece il numero dei non battezzati in epoca più recente ormai comincia a essere una percentuale apprezzabile. C'è stata poi un'altra cosa, quella che Benedetto XVI ha chiamato il, con un'impronunciabile espressione tedesca di 18 sillabe, per cui il cristianesimo fai da te, cioè una sorta di cristianesimo esterno alle varie chiese organizzate, un rapporto diretto personale del credente con entrambe queste cose. Una ha proprio indebolito la presa religiosa, l'altra ha indebolito le chiese, quindi in qualche modo il soggetto organizzato. Infatti noi siamo con Papa Francesco di fronte a un mutamento, direi proprio genetico, della Chiesa Cattolica. Sta vincendo un orientamento di tipo modernista, uno scontro che era iniziato ai primi del Novecento sta arrivando allo sbocco, per cui la Chiesa, nata come soggetto che doveva garantire la verità, le verità di fede sono le verità che contano nel mondo medievale, sono le verità che assicurano la salvezza eterna, eccetera, eccetera, da cui discende anche la certezza dell'etica, devi comportarti in questo mondo, eccetera, eccetera. Quello che vedeva nella Chiesa l'organismo specificamente deputato a stabilire quali erano le verità di fede e di morale. E la Chiesa è identificata so stessa con questa funzione, attribuita naturalmente alla gerarchia, al clero, sino a tutto l'Ottocento e col Novecento, col discorso della storicizzazione del cristianesimo che parte con il modernismo. Pensa per esempio a un libro come L'origine del cristianesimo di Loisin, e lì comincia a cambiare la storia, ma la Chiesa ha resistito. C'è stato un tentativo di modificare questo nel Concilio Vaticano II, che, attenzione, fu il primo concilio non convocato su questioni di teologia dogmatica o morale, ma fu un concilio pastorale che lanciò l'idea dell'inculturazione, della mediazione con le culture altre. Papa Francesco, dopo la devastante restaurazione, in parte dell'ultimo Paolo VI, ma dopo di Wojtyła e di Ratzinger, Paolo VI, Papa Francesco sta rilanciando l'idea di abbandonare il terreno. Il Papa che dice i gay e i divorziati possono avere la comunione, il Papa che dice chi sono io per giudicare un gay che cerca Dio, sta facendo una fondamentale concessione a uno dei capisaldi del protestantesimo, il rapporto diretto fra il fedele e Dio, che non ha bisogno della mediazione della Chiesa e che può interpretare liberamente le scritture. Quindi è una Chiesa che sta cattolica, che sta abbandonando questo ruolo per porsi invece, e questo da un punto di vista geopolitico estremamente interessante, c'è un aspetto poi pastorale di fede che a me che sono ateo tocca meno, che è porre la Chiesa come principale agenzia di mediazione culturale nei processi di globalizzazione. Questo è fondamentale. Poi c'è un aspetto teologico, che è proprio l'idea della Chiesa come comunità di credenti, il cristianesimo come testimonianza di valori, come per cui quello che è importante è la tua capacità di essere uomo fra gli uomini e di portare il principio di solidarietà. Questo è l'idea, ma questo è un aspetto un po' più strettamente religioso, possiamo parlarne. Quello che viene fuori non è tanto l'indebolimento, è che la Chiesa Cattolica smette di essere agenzia di verità profondamente legata storicamente a una visione del mondo che è quella europea, poi tendenzialmente, per diventare agenzia mondiale, universalistica. Quindi hai ragione, anzi hai più ragione di quanto non pensi nel dire che viene meno questo collante, perché diventa un collante più universalistico, non si identifica più con l'Europa. E non è un caso che questo viene da un Papa non, e dal primo Papa non europeo.
lo scontro sinodale che c'è stato è estremamente importante per questo. Seguitelo, come è interessante seguire una cosa, la confluenza fra gli orientamenti conservatori presenti nella Chiesa e quei settori che vengono definiti di atei devoti, Ferrara per intenderci, che non è credente, ma difende a spada tratta che cosa? Non le verità di fede, di cui non ne può fregare di meno. Difende l'antropologia cristiana come antropologia europea e oppone un'estrema resistenza a questa cosa, solidarizzando con l'ala più tradizionalista, come per esempio il cardinale Casper. Qualche altro? Prima diceva che l'identità del termine europeo, Europa, andava, diciamo, consolidandosi con l'identificazione di un nemico esterno. Questa frase riportata all'attualità, oggi, in questo momento, questo anti-europeismo, secondo lei, è dato al fatto che non esiste un nemico concreto esterno e che si faccia di tutto per identificare, non so, il terrorismo in generale come un nemico possibile e lo si utilizzi per mantenere, diciamo, di non dare forza a tutti questi poteri nazionalisti che vanno contro l'idea. Tu mi permetti di risponderti la prossima volta perché stai anticipando un buon 60% di quello che devo dire? Sì, certo. No, grazie per la domanda.